Orvieto può essere definita a giusto titolo città musicale di antica e illustre tradizione. Centro fiorente di cultura fin dal Medioevo, fu scelta da diversi papi per i soggiorni fuori Roma e la corte papale, col suo seguito di letterati, poeti, musici e teologi, favorì lo sviluppo di una raffinata vivacità intellettuale. È in questo clima che nasce la sequenza Lauda Sion Salvatorem, composta nel 1264 da Tommaso d'Aquino, all'epoca docente di teologia a Orvieto su incarico di Papa Urbano IV, che proprio nello stesso anno, dalla Rupe, aveva proclamato la solenne festività del Corpus Domini. Sempre in epoca medievale, la città divenne centro d'eccellenza nella produzione di sacre rappresentazioni, un genere che può essere considerato come il primo esempio di teatro musicale italiano, caratterizzato da grandiose macchine sceniche. E al nome della città rimane legato anche quello di uno dei maggiori teorici musicali dell'Ars Nova, Ugolinus de Urbi Veteri, originario di Orvieto, il cui imponente trattato Declaratio Musicae Disciplinae rappresentò nel 400 la summa delle conoscenze in materia. Per diversi secoli la vita musicale ruotò intorno a quel Maius de Toto Mundo, come era definito il grande organo della cattedrale, che costituisce un vero e proprio monumento nel monumento. E alla direzione della cappella musicale furono chiamati dotti compositori, che hanno lasciato un patrimonio di musica sacra di inestimabile valore. Bisognerà aspettare l'Ottocento perché la cattedrale perda la sua funzione pressoché esclusiva di tempio della cultura musicale per condividerla con un altro edificio artistico, il nuovo teatro cittadino, realizzato, come imponeva la moda del tempo, in stile neoclassico. Un edificio fortemente voluto dall'aristocrazia e dalla borghesia orvietane che, in un clima di Renaissance, intendevano far rivivere i fasti del passato. E l'Ottocento fu per l'Orvieto musicale un periodo d'oro. Il nome della città comparirà per tutto il secolo nelle cronache del tempo, accanto a quello dei quattro protagonisti assoluti delle scene teatrali italiane e internazionali cui diede i natali: i due Frezzolini, il padre Giuseppe e la figlia Erminia, e i fratelli Marino e Luigi Mancinelli, cui in seguito verrà dedicato il teatro comunale. Giuseppe Frezzolini fu, come lo definì Gaetano Donizetti, il principe dei bassi comici. Fu proprio lui il primo dulcamara dell'Elisir d'amore e uno dei più osannati interpreti dell'opera buffa. Un titolo sempre regale fu assegnato a sua figlia Erminia, considerata l'ultima regina del bel canto italiano. Erminia fu grandeur, protagonista assoluta dei principali teatri europei, acclamata dal pubblico come una grande diva, collezionò le lodi delle penne più autorevoli della critica musicale e la stima incondizionata di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori. Ma fu anche décadence, per le condizioni di estrema povertà in cui venne a trovarsi dopo aver sperperato rapidamente le considerevoli somme guadagnate. E grandeur e décadence fu anche la vita di Marino Mancinelli. Grandeur per l'apprezzata attività nella direzione d'orchestra e per la diffusione convinta e tenace della musica wagneriana. E proprio da Wagner ebbe un privilegio che non toccò a nessun altro direttore italiano: la presenza del maestro tedesco in persona durante la rappresentazione di uno dei suoi lavori, il Rienzi, al Teatro Comunale di Bologna. Décadence per la tragica scelta del suicidio con cui pose fine alla sua vita a seguito del fallimento dell'impresa teatrale che aveva fondato in Brasile. Una vita all'insegna della sola grandezza fu invece quella dell'altro Mancinelli, Luigi, una delle più prestigiose bacchette italiane, il Garibaldi dei direttori d'orchestra, come lo definì Wagner. Uomo di vasta cultura, dopo i primi anni alla guida dei teatri di Roma e Bologna, lavorò con le stelle più acclamate della lirica e nei teatri internazionali più blasonati, da Londra a New York, da Madrid a Buenos Aires. Vastissimo in ambito sinfonico e lirico il suo repertorio, in cui troviamo, accanto a capolavori del passato, opere di grandi artisti a lui contemporanei: Verdi, Wagner, Puccini. Stessa ecletticità nella composizione, in cui spaziò dalla musica sinfonica a quella lirica, dalla musica sacra a quella per film, confermandosi melodista ricercato e dotto sinfonista. Consapevole di una così illustre eredità culturale, ancora oggi Orvieto si conferma città dal DNA profondamente musicale, con una scuola comunale di musica, una filarmonica cittadina intitolata Luigi Mancinelli e una serie di appuntamenti in grado di attrarre un vasto pubblico di appassionati di musica classica, folk e jazz.
il festival Orvieto Musica e Cultura nel periodo pasquale, Umbria Folk Festival nel mese di agosto e naturalmente Umbria Jazz Winter ad avviare in esilarante atmosfera ogni nuovo anno.